Amici di Rossini TV, benvenuti ai Cantieri Navali di Pesaro. Siamo qui in questo luogo magico perché qui si costruiscono anche grandi oggetti di lusso, ma anche sede di conferenze. Oggi è l'Innovation Day da parte di Plan Studio, un'azienda gestita da due fratelli che si occupa di tutto quello che è la progettazione, l'ottimizzazione, la sostenibilità e tutto quello che riguarda il migliorare la situazione, la progettazione di tutti gli arredi, non solo delle navi, delle barche, ma anche di tutte le unità abitative. Seguiteci perché vi faremo conoscere i suoi protagonisti. Siamo qui con Roberta Franceschetti di Plan Studio, praticamente siamo con la padrona di casa quasi di questo importante evento Innovation Day. Chiediamo intanto che cos'è Plan Studio. Plan Studio è la nostra creatura, è la nostra azienda, dico nostra perché in azienda siamo io e mio fratello Massimo e l'abbiamo creata 25 anni fa e con questa passione che abbiamo nell'anima da sempre del settore arredo, perché siamo cresciuti in una famiglia di falegnami, quindi mio padre ha costruito tutti gli arredi di casa, io piccolina lo seguivo in ogni passo, quindi affascinati da questo mondo chiaramente declinato nell'ambito del software. E quindi in tutti questi anni abbiamo sviluppato diverse soluzioni specifiche per il mondo dell'arredo contract su misura nautica, proprio perché è proprio quel settore, quell'ambito dove gli arredi si costruiscono su commessa, quindi è il cliente che vuole arredare la propria villa, la propria barca, che con il proprio architetto di fiducia decide come realizzarla. Beh, quindi diciamo che in 25 anni sicuramente avrete visto tante mode e tante tendenze. Qual è l'ultima, quella che possiamo, come dire, anche permetterci di sognare? Tendenza in senso arredo? Non informatico. Qua parliamo di passione e quindi sicuramente il mondo della nautica è veramente un mondo che appassiona, perché l'ingresso in queste grandi case galleggianti è di lusso, perché è veramente super lusso, è un mondo veramente affascinante, come affascinante il mare da vivere. Roberta, lei ha parlato di contract, vogliamo spiegare un po' meglio che cos'è? Ok, l'ambito contract ora si declina in più situazioni. Allora, il primo è il contract chiave in mano, quindi oltre a fornire mobili, arredi, in realtà prendiamo in mano tutta la casa, quindi la ristrutturazione, dalla ristrutturazione agli impianti e gli arredi, quindi proprio forniamo il chiave in mano. Invece l'altra situazione è dove riscontriamo della ripetitività. Cosa significa? Abbiamo aziende anche nel pesarese che sono dei mobilifici, quindi vendono prodotti a catalogo, esempio cucine, no? Di diversi modelli, però anche queste aziende hanno aperto un ramo di azienda che è contract. Cosa significa? Lavorare su commessa, quindi anche qua si lavora magari per l'immobiliare di New York e si devono arredare i 100 appartamenti di quella palazzina. Cosa implica questo? Non possiamo più lavorare con prodotti a catalogo perché decide l'architetto, decide l'immobiliare, quindi sono prodotti speciali realizzati ad hoc per quella commessa che comunque hanno una ripetitività all'interno del palazzo, ma una diversità perché la cucina dell'appartamento 1 non sarà identica alla cucina dell'appartamento 2, però è anche vero che il bussolotto di una cucina è quello. Il fianco avrà quelle misure standard. Quindi grazie al nostro sistema riusciamo ad ottimizzare tutto questo processo, anche se è su commessa, e ottimizzare tutto il percorso produttivo grazie al riconoscimento automatico proprio di tutti gli elementi identici o simili e creando tutte le fasi e cicli produttivi ad hoc per le aziende.
insieme a Massimo Franceschetti, abbiamo visto fratello di Roberta, sempre della Plan Studio, a cui facciamo qualche altra domanda, forse un pochino più tecnica. Quali sono le novità di questo, all'interno di questo evento dedicate all'Innovation Day? Beh, penso una delle novità più importanti sono i software che puntano a creare rete tra aziende. Quindi quello che vogliamo fare, vogliamo mettere in comunicazione le aziende tra di loro, perché nella nautica specialmente, ma anche nel contract in generale, c'è bisogno che le aziende collaborino tra di loro, perché in un progetto di arredo contract con nautica abbiamo acciaio, ferro, marmi, vetro, quindi servono molte esperienze, servono molte aziende che collaborano in una rete unica, in un network unico, e penso che piccole aziende collegate tra di loro valgono molto di più di una grande azienda che vuole fare tutto da sé. Penso. Quindi diciamo che l'informatica e la tecnologia sempre di più avvicinano le aziende. Sì, esatto, diventano un ponte di collegamento tra aziende, di trasferimenti dati, specialmente oggi con internet, le applicazioni web, quindi possiamo mettere in connessione tutte le aziende, si trasferiscono documenti, file, progetti, tutto quello che riguarda la commessa, evitando errori, evitando il classico passaparola per telefono, fammi quello, progettami quello, consegnami altro. Una domanda di d'obbligo, sostenibilità, un occhio naturalmente particolare? Sì, è un occhio importante, infatti i nostri software servono per produrre e quindi sembrerebbe che non sono sostenibili, però sono sostenibili perché puntano ad ottimizzare i processi, quindi a risparmiare materiale, a risparmiare lavorazioni, a risparmiare energia elettrica. Quindi questa ottimizzazione delle risorse come in quale campo si applica? Diciamo, la nostra specializzazione è gestire la progettazione, dove lì c'è un'ottimizzazione della risorsa umana, del progettista, no? I progettisti riescono a progettare meglio, ma l'ottimizzazione delle risorse ce l'abbiamo in fase di produzione, quando gestiamo le linee di produzione delle aziende. E quindi ottimizzando questi processi abbiamo un grosso risparmio di materiale e di sicuro di energia. Siamo qui con Sergio Cutolo, ingegnere navale, a cui avremo veramente tante cose da chiedere, ma cominceremo con quella della sua attività. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno, sono titolare di uno studio che ho fondato 27 anni fa, che si chiama Hydrotech, e si occupa di progettazione navale nell'ambito delle navi da diporto. Noi ci occupiamo sia di ingegneria vera e propria, quindi fondamentalmente carena, struttura, impianti, e via di seguito, e diciamo nel 50% dei casi curiamo anche la linea esterna dell'imbarcazione, quindi facciamo dei progetti che in qualche modo si caratterizzano per un criterio olistico, quindi includono un po' tutti gli aspetti sia ingegneristici che di architettura. Beh, oggi Innovation Day, quindi arredo su misura, com'è la situazione, le tendenze, le strategie che può mettere in atto uno studio di progettazione come il suo? Ma noi in realtà ci occupiamo, come dicevo, di ingegneria e design esterno, però ovviamente siamo coinvolti in tutto il processo costruttivo e diciamo osserviamo un attimino quelle che sono le tendenze del giorno e ovviamente molto dipende dagli armatori. Oggi noi seguiamo il trend che è dato fondamentalmente dalle normative quindi dal quadro normativo e ovviamente da quello che vende il commerciale, però cominciamo a osservare armatori che vogliono evitare l'utilizzo di materiali non riciclabili o materiali che provengano da crudeltà su animali. Noi abbiamo avuto il caso di un armatore che assolutamente non ha voluto pelle a bordo perché ovviamente pelle non è un materiale riciclabile, oppure situazioni in cui vengono utilizzati materiali ricavati dal riciclo, e quindi abbiamo una barca su cui sono state utilizzate nelle docce delle mattonelle ricavate dalla fusione di frammenti di tubi catodici riciclati, quindi fondamentalmente frammenti che andavano in qualche misura smaltiti, alla fine sono diventati un elemento di decoro, peraltro anche molto interessante dal punto di vista stilistico.
questo possiamo dire che potrebbe essere l'attività del futuro, quindi una grande attenzione per la sostenibilità, per il riciclo e per il riutilizzo, specialmente delle materie plastiche. Sì, infatti, noi cerchiamo, ovviamente ci sono delle normative che ci obbligano in determinati casi a non utilizzare dei materiali non idonei. È ovvio che questa è una tendenza che sta andando avanti. Noi siamo ancora in una fase in cui si cerca di ridurre le emissioni, di ridurre, diciamo, l'impronta fondamentalmente che lasciamo. Tra qualche anno ci aspetta la grande sfida, che è quella lì delle emissioni zero, cioè dove non sarà più possibile semplicemente ridurre le emissioni, ma si dovranno portare a zero. E il fatto che ci troviamo in un cantiere che fa rimessaggio e refitting, a me fa scaturire la domanda: perché non incentiviamo il refitting? In fondo è un modo per riciclare delle barche che non sono ancora arrivate a fine vita, con un notevole risparmio energetico, sia dal punto di vista della nuova costruzione, sia dal punto di vista poi dello smaltimento. E siamo qui con il padrone di casa, Alfonso Postorino, direttore dei cantieri Rossini. Buongiorno direttore, qual è l'impressione di questa giornata, questo Innovation Day? Ma mi sembra che stia andando oltre le aspettative. È vero che attendevamo tanta gente, però credo che i nostri amici di Plan Studio siano molto molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto fino adesso. E va naturalmente al loro merito per dell'organizzazione e merito della bontà del loro lavoro. Direi un bellissimo biglietto da visita per la città come Pesaro, che è capitale della cultura 2024, ma ricordiamo che la cultura passa anche attraverso queste bellissime opere cantieristiche come il cantiere Rossini. Certamente, noi lavoriamo su imbarcazioni che sono delle opere d'arte, ogni imbarcazione è un'opera a sé, sono tutte imbarcazioni custom fatte su misura per i loro armatori, hanno il meglio che si possa offrire in termini di tecnologia ma anche di produzione artigianale, e mi fa particolarmente piacere sapere che gran parte di questa artigianalità viene proprio dalla Regione Marche. Un grande orgoglio, perché l'artigianalità è fatta di tante piccole aziende, quindi tante piccole aziende che concorrono, diciamo, a creare una grande economia locale. Assolutamente sì, è proprio questo il caso, sono centinaia e centinaia di piccole e anche grandi aziende, mi lasci dire, ma tutte aziende locali che concorrono a produrre questi capolavori. Amici di Rossini TV, siamo stati qui ospiti ai cantieri navali di Pesaro, dove abbiamo assistito a un convegno, un incontro, Innovation Day di Plan Studio. Tante strategie, tanti partner che si sono avvicendati nel parlare di sostenibilità, di progetti, di tendenze, di tutto quello che è l'arredamento, la progettazione e tutto quello che può girare intorno non soltanto al mondo della nautica, ma anche a tutti i tipi di arredamenti su misura, sempre più funzionali, sempre più tecnologici e sempre più all'avanguardia. Beh, continuate a seguirci, continuate a seguire tutte le notizie di Rossini TV, canale 80.